Nuovamente assieme, gentili telespettatori, ben ritrovati, edizione del Veneto Orientale del nostro telegiornale. In apertura andiamo a San Michele al Tagliamento. San Michele al Tagliamento con un entroterra invidiabile sotto l'aspetto del turismo green, del turismo alternativo, del turismo verde, per quello che viene definita poi l'altra stagione, insomma, oltre ovviamente all'estate. Lo ribadisce lo stesso sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, che ribadisce come voglia valorizzare appunto anche l'entroterra di San Michele al Tagliamento. Andiamo a sentire le stesse parole dello stesso sindaco in un'esclusiva intervista che ha rilasciato nei nostri studi. Signor sindaco, si parla spesso, come giusto, di Bibione. Lei però ha puntato molto anche nell'entroterra, appunto cercando di valorizzare le bellezze anche che ci sono nel resto del comune di San Michele, ma lei non si è fermato a San Michele, ha parlato poi anche, ha cercato di fare squadra anche con il resto del territorio, anche al di là del Tagliamento, e quindi cercare di fare squadra con diverse giunte al di là del colore politico. Assolutamente. Parlando appunto di San Michele a Tagliamento, che cosa si può ulteriormente fare per valorizzare questo territorio unico che si affaccia tra l'altro nel più bel fiume alpino, come lei stesso ha ribadito? Guardi, le potenzialità dell'entroterra di San Michele sono molte. Già la parte agricola di per sé rende onore al fatto di avere questa straordinaria via d'accesso alla località turistica in mezzo a ambienti verdi ben coltivati, ben strutturati, eccetera. Però noi stiamo facendo di più. Stiamo facendo sì che imprese micro aziende dell'entroterra si mettino insieme per ulteriormente parlare al turista del nostro entroterra, che è veramente straordinario di cultura, di storia, di buoni esempi, insomma, che il turista creano molta suggestione. In tal senso, fra poco verrà, ormai siamo alle carte, diciamo così, verrà istituita una rete di imprese formata, ripeto, da piccoli negozi, dall'agriturismo, dal rivenditore di formaggio piuttosto che di vino, piuttosto che di frutta biologica, e quindi che sapranno parlare al turista della nostra terra, delle nostre tradizioni, della nostra storia. Questo era il passaggio necessario se vogliamo che non ci sia scollamento tra Bibione e l'entroterra sotto il profilo turistico. Altro stiamo pensando per altre cose, insomma, di sviluppo dell'agricoltura. Io penso molto ad esempio alla geotermia, che è uno degli aspetti importanti che dovrà essere sviluppato nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Poi San Michele, Bibione, fa parte di un tassello importante di tutta la costa veneta, che adesso per legge, per norma di legge, grazie anche al voto trasversale e unanime del Consiglio regionale, è diventata Conferenza dei Sindaci dell'Elettorale Veneto. Tutti sono andati ormai in Consiglio Comunale ad approvare lo statuto e la relativa convenzione, però poco formalizzeremo anche questo. Noi diventeremo un'associazione di comuni strategicamente importantissima, contiamo 25 milioni di presenze turistiche senza Venezia, Venezia ne fa altrettante, quindi ci porremo sul panorama turistico internazionale in maniera molto forte, agile, perché saremo associazione, quindi anche di diritto privato se vogliamo, e ci confronteremo con privati, con associazioni di categoria, con parti sindacali eccetera, in maniera molto veloce, molto efficace, ed è questo che ho cercato per 5 anni e grazie alla volontà e la sensibilità dei miei colleghi sindaci delle tre Orienti siamo riusciti. Adesso finalmente ci siamo riusciti. Ci trasferiamo a Ponte di Piave per parlare invece della Stefanelle, che ha sottoscritto un accordo di ristrutturazione del debito e dell'aumento di capitale. Non l'hanno firmato le banche venete, che hanno avuto proroga fino al 21 di luglio. L'operazione si perfeziona attraverso un aumento di capitale riservato, oltre al gruppo e ai fondi, vale a dire Trinity Investment Designated Oxy Partners, sono parte dell'accordo altre banche, tra cui Credito Fondiario, Intesa, Cassa del Veneto, Banco BPM, la BNL, Mediocredito Friuli Venezia Giulia, il Monte Paschi di Siena e Unicredit. Per ragioni operative è previsto che sottoscrivano l'accordo proprio in questi giorni. Il rimborso integrale del debito dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre del 2022.
E ora invece andiamo a Jesolo, c'è un'associazione, si chiama SOS Autismo e come dice appunto il nome della stessa associazione, lavorano appunto per i bimbi affetti dall'autismo ed è attiva in tutta l'area della città metropolitana di Venezia. Ebbene, Aldo Curtarelli ha intervistato un rappresentante del direttivo dell'associazione, andiamo a sentire che cosa ha ribadito. Ecco, questa associazione spazia in tutta la città metropolitana di Venezia, per cui qual è l'impegno oltre che vostro di Jesolo, ma soprattutto nel resto della città metropolitana? Allora, Autismo SOS nasce da un'associazione genitori di tutta la provincia. Abbiamo fondato questa cooperativa Onlus proprio per essere più operativi e tramite dei professionisti specializzati nella terapia ABA fare innanzitutto una terapia domiciliare di formazione dei genitori per far comprendere come comportarsi con i figli e dopo fare una terapia allenante per i figli con delle routine per portarli a avere una vita tra virgolette normale o con meno problemi. Quindi noi cerchiamo, per chi ci contatta, di metterli in contatto con questi professionisti. Con i fondi che raccogliamo organizziamo dei centri estivi e supportiamo un po' queste terapie perché sono molto costose. Ecco, allora facciamo un appello un po' a chi ci ascolta. Tra le tante cose, questa intervista va un po' su tutto il nord Italia e per cui è un problema che non riguarda sicuramente la città metropolitana di Venezia, ma riguarda un po' tutto, non solo il nord Italia ma un po' dappertutto, per cui un appello a chi ci ascolta di seguire attentamente questo tipo di problema e avere anche un po' di pazienza, perché senza pazienza non si arriva mai da nessuna parte. Assolutamente, e soprattutto rimboccarsi un po' le maniche, perché bisogna comunque prendere in mano la vita e andare avanti. Ecco. Parliamo di una delle eccellenze del nord-est che poi è diventata un'eccellenza mondiale, ovvero il Prosecco. Tutti gli addetti ai lavori dichiarano che ne serve ancora per soddisfare pienamente le richieste di mercato. E allora perché troviamo Prosecco DOC e DOC G che viene reclamizzato con le offerte speciali nella grande distribuzione? I mercati lo bramano e invece di consegnarglielo lo troviamo nelle offerte speciali, quasi ad incentivare l'acquisto dell'invenduto. La serie di svendite, quindi, anche se mascherate da offerte speciali, danneggia l'immagine del Prosecco. Lo ha ribadito Gilberto Carlotto dell'organizzazione aggregata WWF FTR del Piave Treviso Belluno. L'interessante per noi, ha detto ancora, è non continuare a piantumare nuovi vigneti all'infinito per soddisfare il mercato, continua l'ambientalista. Le strategie ci sono, pronte per l'uso. I consorzi di tutela DOC e DOC-G devono semplicemente approfittarne. Nei documenti della candidatura Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene non appare nulla per migliorare l'ambiente e tutelare la salute, ribadisce ancora. Questo è quindi solo il primo dei molti passi da fare. Il compost, poi, delle potature dei tralci di vite è da 4 anni che è pronto per essere attuato, ma non siamo a conoscenza di un valido motivo per rifiutarlo, ha poi concluso. E ora invece torniamo nell'area del Porto Gruarese, parliamo invece del Rotary, il club che vede un nuovo presidente proprio a Porto Gruaro, è il già senatore Paolo Scarpa che guiderà appunto questa associazione, è andato a sentirlo proprio nel giorno del suo incoronamento e quindi del passaggio del martello al nostro Aldo Curtarelli. In compagnia di Paolo Scarpa, qui a Concordia Sagittaria, nella riunione del Rotary Rotary Club di Porto Gruaro, lei questa sera diventerà presidente dopo 24 anni che era già stato a sua volta presidente. Ero giovane quella volta, ecco, adesso sono vecchio, gli anni passano. Ecco, qual è la sua sensazione questa sera di trovarsi di nuovo presidente? Ma vede, non è la questione di trovarsi presidente, perché il Rotary, sai, è la ruota che gira e ogni anno ogni socio gli capita di fare il presidente, il segretario, il prefetto, cioè fa parte del Rotary questo. La sensazione è quella di un vecchio rotariano, perché sono entrato più di 30 anni fa nel Rotary di Porto Gruaro, però per la verità la prima volta che ci sono entrato avevo 4 anni con mio padre e con mia madre, mi ricordo in un primo club contatto con l'Austria e avevo i pantaloni corti quella volta, quindi quella volta ci sono praticamente nato dentro il Rotary, fa parte della mia vita, i miei nonni erano soci, mio nonno fu 2 volte presidente come me, mio padre fu presidente, quindi è chiaro che l'emozione deriva dal fatto che
questa sera passo in rassegna tutti i volti, non solo della mia famiglia, ma degli amici che nella storia del Rotary vi sono, moltissimi, potrei fare un'infinità di nomi di soci che non ci sono più. E ricordo molto bene il Rotary di una volta, cos'era, cos'è il Rotary di adesso. Ecco, noto rispetto al passato una maggiore propensione all'impegno sociale, e questo è molto importante, io credo, cioè il nostro. Lei ha detto una cosa importante, il Rotary Club di Portoguaro è un'associazione che poi anche lavora per il sociale, cioè cerca di dare dei contributi a chi sta, a chi ha difficoltà. Il Rotary International è la maggiore organizzazione che non fa beneficenza ma fa bene nel mondo. Abbiamo 1.200.000 iscritti in tutto il mondo. Il Rotary International ha debellato la poliomielite, e questo direi il più grande risultato di carattere sociale, globale, mondiale, ascrivibile ai Rotary. Si finanzia con la Rotary Foundation. Mi fa piacere ricordare che Bill Gates solo 15 giorni fa ha donato 1.200.000.000 di dollari al Rotary International per chiudere definitivamente la partita poliomielite in tutto il mondo. Grande risultato, e questo è il grande Rotary. A Jesolo c'è già Maretta nella quella che è la nuova amministrazione comunale. Buffo che chi dovrebbe occupare il proprio tempo per capire i motivi di una sconfitta continua ad usare il proprio tempo per parlare male dei propri avversari e ipotizzare complotti e scenari alquanto improbabili. Continua dunque a rimanere alta la tensione tra i nuovi gruppi che siederanno tra i banchi di opposizione dopo la stoccata di Alberto Carli. Ora è De Zotti che risponde al carroccio difendendo la scelta di lasciare liberi gli elettori al ballottaggio. L'unico dato certo è che noi non abbiamo fatto accordi con nessuno, ha attaccato De Zotti, e rispediamo al mittente ogni accusa falsa. De Zotti, indicato da Zoggia come suo possibile successore, ha annunciato che ora l'unico interesse sarà quello di portare avanti gli interessi della gente e quanto scritto nel programma elettorale condiviso con Indipendenza Veneta. Per quanto ci riguarda facciamo un passo in avanti, conclude De Zotti, ma soprattutto da oggi comincia il lavoro per creare una classe dirigente in grado di governare Jesolo nel 2022, partendo dal risultato straordinario che abbiamo ottenuto ed allargandoci a tutte le forze politiche che condivideranno un percorso di cambiamento, modernità, pragmatismo e innovazione. E ora da Jesolo a Bibione per parlare invece dei grandi risultati della sezione comunale dell'Avis di Bibione, risultati che hanno portato molti giovani ad avvicinarsi alla donazione del sangue. Abbiamo sentito il vicepresidente appunto dell'Avis di Bibione, Ervino Drigo, che ha tracciato questo bilancio appunto della sezione bibionese. Siamo con il vicepresidente dell'Avis di Bibione, Ervino Drigo. Una sezione, la vostra, la più piccola della città metropolitana di Venezia, ma che dà forse, mi permetta il termine, i risultati maggiori rispetto a tutti gli altri vostri amici. Beh, noi siamo molto contenti perché siamo riusciti ad avere tantissimi giovani che ci credono alla nostra associazione e che in questi ultimi anni ci hanno dato dei risultati eccezionali. 43 comuni della provincia di Venezia, la comunale di Bibione ha fatto dei risultati ottimi e direi che siamo molto contenti. Lei come vicepresidente, allora presidente, non è stato con le mani in tasca però, perché abbiamo visto foto che giravano attraverso i social network dove lei ogni settimana portava però questi giovani a donare, li ha avvicinati comunque alla sezione Avis. Ma certamente, io non mollo, perché avendo avuto questi risultati con i giovani sono bravissimi. Non è vero che i giovani non sono, diciamo così, non vogliono donare il sangue, ma basta curarli, basta avvicinarli, basta spiegargli, e noi abbiamo ottenuto dei risultati ottimi. Certamente abbiamo avuto dei momenti di crisi perché non capivamo i giovani cosa volessero. In questi ultimi anni abbiamo capito cosa vogliono. Io sono riuscito a fare una bellissima squadra anche come consiglio della comunale di Bibione e abbiamo ottenuto questi risultati che sicuramente bisogna continuare, e anche perché i giovani non vogliono essere traditi e io non li tradirò sicuramente. Vi abbiamo seguito in una festa dell'Avis che avete tenuto qualche mese fa, una sezione davvero molto animata, molto attiva, una sezione che ci mette davvero, e non è il caso, non se lo dice a casa, il cuore.
Questo bisogna metterci, cioè quando noi abbiamo preso in mano la sezione di Bibione e io ho detto se devo fare qualcosa devo fare con dei risultati e i nostri risultati sono aumentare i donatori e aumentare le donazioni per salvare la vita degli altri, perché come sapete il sangue non si fabbrica, il sangue bisogna donarlo e comunque sia, nonostante noi vediamo tantissima gente che sta bene, però c'è anche tanta gente che sta male e hanno bisogno del nostro sangue. E ora torniamo a parlare invece di quella meteorite che ha solcato i cieli del nord-est, questa brillante meteora ancora lo scorso 30 maggio aveva solcato appunto il nostro territorio ed è stata provocata da una mini asteroide del diametro di circa 30-60 cm, del peso compreso tra i 50 e i 200 kg. La velocità d'ingresso, pensate, in atmosfera sarebbe stata addirittura di 54.000 km/h. Lo hanno calcolato i ricercatori della collaborazione Prisma, promossa e coordinata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF appunto, secondo i quali inoltre eventuali frammenti potrebbero essere caduti tra i territori di Padova e di Venezia. Il 30 maggio scorso, alle 23.09 italiane, una straordinaria meteora luminosa ha solcato i nostri cieli ed è stata vista soprattutto tra la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto. Gli studi su origine, composizione e traiettoria della meteora e le ricerche di eventuali frammenti sono iniziati subito dopo l'avvistamento da parte della collaborazione Prisma, nata proprio per lo studio e il monitoraggio di eventi del genere. È stato un lavoro lungo e complesso e il risultato arriva a ridosso del 30 giugno, giorno dichiarato dall'ONU Asteroid Day, ha rivelato lo stesso Daniele Gardiol della INAF di Torino, che è coordinatore di Prisma. L'analisi dei dati durante i 7 secondi in cui la meteora è stata visibile, ha aggiunto, ha permesso di definire un dettagliato modello matematico della fase di volo e della zona di possibile caduta dei frammenti. Le riprese hanno permesso quindi di concludere che l'oggetto cosmico, ha proseguito l'esperto, si è in gran parte sbriciolato nelle fasi iniziali dell'impatto con l'atmosfera, a una quota di circa 40 km, provocando probabilmente questo sciame di piccole meteore delle dimensioni di una pallina da golf. Secondo i calcoli, alcuni di questi frammenti potrebbero essere caduti tra i territori di Piove di Sacco e di Boione. E adesso andiamo in Teglio Veneto, è il paese più piccolo della città metropolitana di Venezia, ma dove c'è un importante progetto legato allo sport. Si vuole infatti dare nuovamente vita a una società che era stata davvero importante sul fronte del ciclismo, la Cintellese. Allora, un progetto per rilanciare questa storica società, andiamo a sentire allora Aldo Curtarelli. In compagnia di Ivan Ravagnoli qui a Cintello di Teglio Veneto in occasione di una serata per la rinascita, per il tentativo comunque della rinascita di una squadra storica, la Cintellese. Ecco, lei ha fatto il corridore, oggi lavora per una ditta che produce abbigliamento sportivo. E per quale motivo è qui questa sera? Ma innanzitutto grazie a Gianluca Geremia che mi ha chiamato in qualità di ospite, ma soprattutto perché, come ha detto lei, lavoro per un'azienda di abbigliamento, la MEM di Albaredo di Vedelago, e abbiamo avuto l'onore di preparare le due divise che abbiamo visto qua questa sera, appunto per celebrare i 30 anni della Cintellese. Sicuramente quando già una società festeggia 30 anni vuol dire che 30 anni fa c'è stata gente che ha creduto in questo meraviglioso sport, e in questi 30 anni c'è stata sempre comunque gente che ha portato avanti questo progetto. Oggi Gianluca sta cercando di rilanciare questa società. Io gli auguro tutto il bene di questo mondo, perché di gente come Gianluca e come gli ex dirigenti e gli attuali dirigenti del Cintellese ce n'è sempre bisogno. Ecco, volevo chiedergli, nella città metropolitana di Venezia, ma un po' nel Veneto se vogliamo, questo tipo di sport, lei che evidentemente lavora per vestire questi atleti, come sta andando? Ma il settore del ciclismo secondo me è in continuo crescita, in continuo aumento, perché comunque vediamo sempre più biciclette in giro, anche perché le strade sono quasi sempre quelle
da 40 anni da questa parte, per cui le macchine sono sempre di più, i parcheggi nelle città sono sempre meno e quindi è anche normale che uno sia invogliato a prendere sulla bicicletta. Perché voi fate anche abbigliamento non solo per i professionisti, ma anche per le persone qualunque che corrono, che adoperano la bicicletta? Assolutamente, noi puntiamo molto sul cicloturista, sul cicloamatore, che è quello che gira per le strade e che va appunto nei negozi a comprare l'abbigliamento. Il professionista come Franco, che è stato intervistato prima, è vestito da capo a piedi, per cui lui non ha bisogno di aziende che lo vestono. Però ecco, noi puntiamo, come ho detto, molto sulla gente normale, gente qualunque, e cerchiamo di vestire dal bimbo di 5 anni fino al non più giovanotto di 80-90 anni. Ecco, in bocca al lupo per il suo lavoro. Crepi, in bocca al lupo alla Centellese, a Geremia e tutti i suoi collaboratori. Andiamo a Jesolo, parliamo di un'importante iniziativa dove c'è sicuramente divertimento, ma non solo, perché ritorna per quest'estate Off Limits, un progetto che già da molti anni vigila sulle note di tantissimi giovani per prevenire l'abuso di alcol e droga. Si conferma dunque e si rinnova l'impegno della US4, del Comune, dell'ASCOM e del SILB per conciliare il divertimento notturno con la tutela della salute e della sicurezza. Il progetto prevede la presenza, proprio nel fine settimana, di un camper in sosta nelle aree limitrofe ai locali di maggior tendenza, con operatori dell'ULS che incontreranno i ragazzi con l'obiettivo di diminuire il rischio derivante dall'uso di alcol e di sostanze stupefacenti. Forniranno informazioni, consigli ed effettueranno l'alcol test. E inoltre sarà operativa anche quest'anno l'applicazione Off Limits. Si tratta di una app per tablet e smartphone che è disponibile gratuitamente e che permette di calcolare autonomamente il tasso alcolemico teorico inserendo le bevande alcoliche assunte. Non mancherà poi un'iniziativa Io sono Guido dove guido e il guidatore designato che avrà una consumazione in omaggio con sé la misurazione dell'alcol test, se sarà pari a zero. Andiamo a sentire Vinicio Scortegagna, meglio andiamo a vederlo con un nuovo scatto dal territorio per Fotoreporter. Grazie a Vinicio Scortegagna che ogni giorno ci porta un nuovo scatto. Noi ci fermiamo invece con l'edizione del Veneto Orientale del nostro telegiornale. Grazie per averci scelti, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Ci ritroviamo con le altre news. A risentirci.